tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te a questo specialissimo video dedicato alla nostra piccola boucle. Oggi faremo insieme il portachiavi barboncino, quindi per tutti coloro che amano i barboncini, che hanno un cagnolino, possono prendere ispirazione per creare uno splendido e dolcissimo e morbidoso portachiavi che ci ricordi per sempre il nostro amichetto a quattro zampe, Pelosone. E allora, ci occorrerà del cartoncino per creare la sagoma, perché avendo le sagome potremo fare tanti portachiavi in serie e non impazzire ogni volta nel trovare la giusta dimensione. Un anello, questi qua a spirale, utili per portachiavi, per ognuno dei portachiavi che vogliamo realizzare. Pistola per colla a caldo e relative stecche, forbici, matita, penna bianca, un po' di cotone idrofilo, del pannolenci bianco, un micro pezzettino di pannolenci rosa, bianco o del colore del vostro amico a quattro zampe, mentre questo servirà per la linguetta, quindi rosa sempre. Io per gli occhietti userò questi feltrini per sotto le per i piedi delle sedie e dei tavoli, li userò neri per fare gli occhi, non so di quale misura. Come prima cosa facciamo le sagome che poi vi pubblicherò sulla pagina Facebook di Arte per Te in modo da agevolarvi il lavoro. Poi faccio il secondo strato, che deve essere un po' più piccolo di questo, tipo così, e un po' più lungo così, quindi me lo sistemo, quindi uno, due, uno strato un po' più corto e più piccolino, che sia più o meno lungo quanto il precedente. Poi naturalmente col ritaglio ce li aggiustiamo e poi faremo questo, lo allargheremo così e così, questo lo taglieremo e poi faremo semplicemente il ciuffotto. I baffotti, e ok, dovremmo esserci, c'è tutto. Ora ve li ripasso con una penna nera più spessa. Come prima cosa ritagliamo le nostre sagome. È a questo punto che faccio la prima modifica alle mie sagome, cioè le divido a metà e vado in maniera ovviamente speculare. Le disegno intere, ma poi quando poi vado a realizzare il soggetto, per essere più precisa, me ne infischio un po' di quella che è la sagoma e, seguendo le sue indicazioni, comunque rendo speculare il barboncino. Cominciamo a riportarlo sul pannolenci. Con una matita ricalco la sagoma sul pannolenci bianco e adesso ritagliamo tutto ondeggiando il più possibile. Per questa operazione vi consiglio quindi di usare le forbicine, o se le avete potete usare le forbici ondulate.
cominciamo ad assemblare. Come prima cosa metto un pochino di cotone idrofilo, proprio poco, qui al centro, un po' di colla a caldo, attacco il cotone idrofilo e lo sposto un po' in giro, quindi per farlo stare così leggermente bombato. Quindi metto della colla a caldo tutta attorno e appiccico il secondo strato. Sul retro della mascherina, quindi al centro della fronte, diciamo così, metto poco poco cotone idrofilo, proprio pochissimo. E faccio la stessa cosa sui lati dei baffotti, proprio sulle guanciotte. Buclelli aveva le guanciotte. Appiccichiamo e poi eliminiamo l'eccesso con tutta calma. Voilà. Poggiamo lì dove vogliamo che stia e attacchiamola piano piano, perché adesso deve stare ben al suo posto. Attenti a non bruciarvi le dita, questo è sempre il consiglio che do a me, infatti mi sono appena ustionata, ma va bene così. E attacco, qui vedete ho la colla, e attacco piano piano. Nel frattempo elimino i residui di colla. Colla a caldo qui e colla a caldo qui. Se fuoriesce la colla, subito con un paio di forbicine eliminate l'eccesso. Anche qui al centro un puntino, proprio qui, di cotone idrofilo, tanto per reggere maggiormente la bombatura, così, e tutto attorno colla e attacchiamo. Voilà. Idem sui baffotti, un po' di cotone idrofilo a destra e a sinistra, proprio un'inezia. E colla tutto attorno. E voilà. Prendiamo un pezzettino di pannolenci rosa, pieghiamolo a metà e semplicemente, come se tagliassimo una U, creiamo una linguetta. Con delle forbicine la inserisco sotto il baffo e quindi la assicuro al tutto sul retro con un punto di colla. Adesso gli occhietti, due sottopiedi in feltrino, sagomo l'occhio di bouclé. Allora, intanto ne attacco uno con un punto di colla. Con un pennarello nero scurisco ulteriormente la pupilla e con una penna bianca do un colpetto di luce. E adesso mi dedico al tartufo. Prendo uno di questi stoppini quadrati, lei lo aveva molto triangolare, quindi prendo uno di questi, come si chiamano, feltrini, no stoppini, e sagomo il suo tartufello, lo divido bene al centro così, un colpo di penna, con un punto di colla lo attacco ed eccola qui la mia bamboncina. Adesso però dobbiamo farla diventare un portachiavi. Allora prendo
uno dei pezzi di panolenci che mi sono avanzati, ne taglio una striscia dritta, così, metto dentro dov'è l'anello e piego in due, ok, e attacco con un punto di colla a caldo, quindi attacco dietro. E voilà, la mia tesorina è pronta a farmi da portachiavi. Ogni volta che guarderò il portachiavi, il mio pensiero volerà da lei. Non potevo lasciare andare via la mia figlietta pelosa senza dedicarle un video creativo. Lei che mi ha fatto compagnia per tutti questi anni durante i video di Arte per Te, stando in stanza con me, sempre vicina o in video, volevo che rimanesse eternamente, finché YouTube ci sarà, in un video dedicato a lei. Buclevi saluta tutti con una leccatina, vi lascio alle foto e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande e grazie per aver voluto bene alla mia piccola Buclevi.